Per questa giornata speciale tutti si sono mobilitati, non soltanto il mondo della cultura e della politica ovviamente, ma anche il mondo della moda. Una stilista è venuta in mente un'idea un po' particolare, cioè trasformare una sfilata di abiti da sposa in un atto di denuncia. Vediamo. Sfilata shock contro il femminicidio a Baccoli, vicino a Napoli, con modelle con lividi, sangue e un titolo veramente provocatorio: Finché morte non ci separi, Gianni Molaro. L'abito bianco da sposa è un abito che la donna indossa nel momento più bello della sua vita. Come mai hai pensato di truccarle così? Una mia carissima amica e cliente si è ripresentata quest'anno dopo 3 anni, perché 3 anni fa, dopo aver fatto l'abito da sposa e 5 giorni prima del matrimonio, si presentò per l'ultima misura tutta tumefatta. Alla fine lei, grazie a Dio, non si è più sposata, ha conosciuto un nuovo ragazzo ed è ritornata a nuova vita. Tutti pronti? A pochi secondi dall'inizio della sfilata sentiamo la presentatrice dell'evento. Ora che sono mamma, giovane mamma di 2 maschietti, mi sento ancora una volta chiamata in causa, perché penso che avrò la responsabilità di crescere ed educare questi figli nel rispetto della donna, a partire dal rispetto della propria mamma. Cosa faresti a un tuo amico, a un tuo conoscente, se sapessi che ha picchiato la sua donna? Lo denuncerei immediatamente, perché oggi la legge è dura, quindi punisce. Bisogna parlare. Parlare, parlare. Ribellatevi, la dignità dell'essere donna merita questo, ribellatevi perché vi aiutiamo. Penso che è giusto lottare, quindi ce la dobbiamo fare, dobbiamo essere forti e dobbiamo denunciare, la prima cosa, denunciare. Non abbiate paura donne, non abbiate paura. Sì.